Provine 2016, quali sono le sue impressioni sui vini che ci sono a Provine quest'anno? L'impressione più bella è che, come sempre, i padiglioni Italia sono presi d'assalto e non a caso la logistica quest'anno ha fatto in modo che l'Italia fosse al centro per far sì che tutti quelli che vogliono andare in Italia debbano passare anche attraverso gli altri padiglioni di altre nazioni. Quindi non dobbiamo mai piangerci addosso, perché l'Italia ha sempre un trend positivo ed è un brand importante in tutto il mondo. Stefano Zanette, presidente del consorzio del Prosecco DOC. Prosecco, 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 se ne parla tanto, ma che cosa vuol dire vero prosecco? Il vero prosecco è un territorio innanzitutto. Il prosecco è un territorio, quando si beve prosecco si deve pensare a un territorio ben specifico, delimitato di 9 province, dove ogni chilo d'uva che viene prodotto rispettando i disciplinari alla fine si trasforma in una bottiglia di vino certificato con questa fascetta di Stato. Che chi la riproduce fa un falso, ha la grande possibilità, anzi la certezza, di finire in galera. Riccardo Ricci Curbastro, presidente FederDoc. Mercato tedesco per i nostri vini italiani, come si stanno muovendo? Il mercato tedesco è sempre, dopo gli Stati Uniti, il primo mercato italiano. Ricordo a tutti che è il più grande mercato europeo, è un mercato sul quale si affacciano tutti i produttori del mondo. Questa fiera, la Provine, è una buona dimostrazione. Chi di noi gira i padiglioni scopre che esistono produttori in praticamente tutti i paesi tranne l'Alaska. E questo ci deve far riflettere sulla necessità di essere presenti con grande qualità, con grande attenzione alle denominazioni, che sono sempre il punto di forza. Bene, un compleanno al Provine, come si sente e con che cosa festeggiamo di Villasanti il suo compleanno? Ma io mi sento bene, perché penso che festeggiare anche durante il lavoro, io che sono abituato, che lavoro sempre, che giro da una fiera all'altra e giro per il mondo, penso che ho avuto grande soddisfazione, perché tutti i miei collaboratori e tutti mi hanno preparato anche una torta e mi hanno fatto festa oggi anche nei momenti di pieno lavoro, come siamo in questa fiera che per noi è sicuramente molto importante, il Provine, perché apre l'anno del vino e abbiamo sempre di più un pubblico inteso come importatori del mondo qua, perché è una fiera molto internazionale. Sofia Biancolin è presidente della Deutschland Sommelier Association. Questa è una bella collettiva. Quali sono gli scopi e il futuro di questa collettiva, se la porta anche a Vinitaly? Questo sarebbe il mio sogno, portarla a Vinitaly. Io qui comunico il vino italiano, la cultura del vino italiano. Quest'anno abbiamo presentato oltre a 50 produttori che non sono presenti in questo mercato. È un nuovo progetto, We Love Wine, noi amiamo il vino, We Love Italy, noi amiamo l'Italia, perché con il Made in Italy riusciamo a portare avanti un grande discorso di cultura, di viaggi, di amore. Siamo molto amati all'estero, il problema è che forse gli italiani non lo sanno. E il vino italiano è il vino per antonomasia. In noi il tedesco, l'europeo, questa è una fiera internazionale, abbiamo avuto americani, cinesi, abbiamo avuto il nord Europa che non solo tedeschi. È una fiera sempre più importante, una fiera veramente in cui bisogna investire, bisogna prima di tutto crederci. Io è il terzo anno che mi presento, perché voglio comunicare in una maniera diversa, dare un messaggio diverso. Purtroppo e per fortuna vivo all'estero da 30 anni, e quindi so cosa richiedono e ho tanti produttori che mi seguono e abbiamo avuto un successo, questo è importante.